Stile, eleganza e gusto, tutto ciò è il ristorante pizzeria Bed & Breakfast Villa Danzi. Villa Danzi è a Ginosa, in contrada Cesine, a 20 km da Matera. In ricordo dell'anniversario della fine della prima guerra mondiale per l'Italia, avvenuta nel 1918, il 4 novembre, in tutta Italia si tengono le celebrazioni per la festa delle forze armate italiane, la festa dell'unità nazionale e la commemorazione del milite ignoto e di tutti i caduti durante la prima guerra mondiale ancora senza nome. Il Ministero della Difesa, per l'occasione, ha realizzato uno spot istituzionale dedicato alle forze armate, evidenziando l'impegno profuso dai tanti militari impegnati nelle missioni all'estero. Anche Ginosa e Marina di Ginosa, come tutti gli anni, hanno onorato questa giornata nel ricordo dei caduti di tutte le guerre e per sottolineare il valore della pace. A Marina di Ginosa alle 9.30 un corteo partito da Piazza San Pio ha raggiunto Piazza Martiri d'Indipendenza, dove ha avuto luogo la cerimonia commemorativa alla presenza delle istituzioni civili e militari. Nel comune madre alle ore 11.15 la cerimonia commemorativa in piazza Marconi, poi corteo per piazzale Cimitero. Per noi è un onore oggi rappresentare l'esercito italiano e ricordare i nostri caduti durante le missioni di pace. È un piacere per noi militari partecipare a quest'evento. Tanti sono i morti caduti durante tutte le guerre in ogni tempo, e in loro noi riponiamo veramente la motivazione del nostro servizio e della cura delle forze armate. Anche noi, ovviamente facendo parte delle forze armate in qualità di aeronautica militare come forza armata, partecipiamo alla commemorazione della giornata delle forze armate, con un chiaro riferimento anche a coloro che per l'unità nazionale hanno dato il bene maggiore che una persona possa avere, cioè la vita, per l'unità nazionale nelle varie guerre. È un'importante giornata perché è intorno all'unità nazionale che si costruiscono le coscienze anche dei cittadini, ed è importante soprattutto questo messaggio, quello di essere uniti in un momento particolare, anche in un momento dove non siamo proprio territorio di guerra la nostra nazione, ma sicuramente il momento che sta vivendo è un momento abbastanza particolare. Attraverso l'unità e soprattutto attraverso il ricordo di quello che è successo 95 anni fa, sicuramente noi possiamo costruire le migliori coscienze dei nostri cittadini. Un appello ai giovani, affinché non si dimentichi, questo è un messaggio che deve restare: la costruzione del concetto di patria, la costruzione della nostra nazione passa anche attraverso questi sacrifici dei nostri nonni. E un ultimo pensiero ai nostri due marò che sono ancora, dopo tantissimi, interminabili mesi, reclusi in India. Io penso che la diplomazia italiana deve completare il percorso di ritorno dei nostri marò alla nostra Italia, alle nostre famiglie. Presenti anche alcuni alunni delle scuole marinesi e ginosine. Stiamo partecipando alla manifestazione del 4 novembre con le classi prime della scuola secondaria, perché riteniamo noi insegnanti che sia proprio fra i banchi di scuola che i valori dell'unità nazionale e della patria vadano insegnati e che quindi diventino patrimonio culturale dei ragazzi e delle nuove generazioni. Intendiamo insegnare loro che la patria è stata costruita con il sacrificio di tanti uomini, e quindi vogliamo che imparino a rispettare l'idea di nazione, di patria e di unità nazionale. Stile, eleganza e gusto, tutto ciò è il ristorante pizzeria Bed & Breakfast Villa Danzi. Villa Danzi è a Ginosa, in contrada Cesine, a 20 km da Matera.